Eccoci qui, siamo tornati in diretta, poi Matteo ci dirà cosa non gli piace di David, ma dopo. No, 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 dopo, dopo, dopo. Barresi, Barresi. Ah, io Mi sento Buzzacca quando dico così. Barresi! vabbè, mai Quel famoso acqua tornatone. passata, Deve fortunatamente. rivolgersi alla politica cosa abbiamo da chiedere? No, io perdevo la parola perché come David anch'io sono una delle 100 firme che ha sostenuto la candidatura di Renato a Corinti. E, però è indubbio che in questo momento Renato corre un rischio, che è quello di perdere quel valore aggiunto che secondo me gli ha fatto vincere la campagna elettorale, ha fatto diventare sindaco, che è quello della partecipazione. E, non basta aprire le porte del comune per garantire la partecipazione dei cittadini, né basta dire che c'è partecipazione perché si pulisce la spiaggia, perché c'è il volontariato, non è questa la partecipazione. È assolutamente vero quello che diceva poco fa Santalco, nella giunta ci sono sensibilità diverse. Qualcuno le chiama cerchio magico, non so per quale motivo, ma è di fatto che c'è una parte della giunta molto aperta al dialogo, anche con le forze sociali, e una giunta invece che tira dritto per la sua strada. E questo non è partecipazione. Esiste una parte del movimento Cambiamo Messina dal basso, molto schierata, che recrimina forse per quella volontà di rivalsa per cui parlava Fabio Mazzeo un posto adesso, finalmente un posto al sole. Correndo però il rischio che si cambino quelli che erano i vecchi meccanismi dei salotti, delle Messina, delle vecchie comacche, si chiamavano, con delle riserve indiane che non sono neanche il sinonimo di quella partecipazione che so che Renato invece vuole. Quindi c'è il rischio veramente che si perda questo passaggio che è fondamentale, è determinante per cambiare con quella vecchia politica, e non è un rischio di Renato quanto del suo entourage. Dopodiché, siccome poco fa tu hai fatto una provocazione simpatica dicendo che qua dentro c'è un ex candidato sindaco che è Tinaglia, che in campagna elettorale se la prese a morte, uno era David, l'altro ero io, perché da comunisti firmammo il documento di Renato a Corinti, oggi Io non l'avevo fatta uscire, l'avevo tenuta nascosta questa oggi cosa. Va bene proprio paradossalmente, così, vabbè, ma però. tu sei sempre lo stesso. Oggi paradossalmente trovi in questa stanza Tinaglia che parla meglio di me dell'operato dei 100 giorni di Renato a Corinti, io che lo critico di più, David che lo critica di più, però ci accomuna una cosa sola: la disponibilità di mettere le nostre esperienze al servizio di cose concrete. Ma Renato, non perdere mai quella voglia di allargare la partecipazione a tutti, perché io aspetto ancora le consulte, io aspetto ancora, Posso chiedere una io cosa a aspetto Barresi, ancora, sì. lei che è dentro le cose, perché non fa passare un messaggio alla giunta Renato Attanino, che dobbiamo pensare a quegli operai dell'ADM che da 2 mesi che non prendono gli Io ci stavo stipendi? arrivando. E ora vi faccio Aspettate, parlare. e allora non possiamo parlare solo degli autobus in più, dobbiamo parlare di come vogliamo cambiare l'ADM per dargli un futuro all'ADM, altrimenti a me non Ci interessano stavo 5 arrivando. autobus in meno o in No, più, a me a noi che ci interessa siano, il futuro allora, dell'ADM, come è partecipata, che ci perché siano così operazioni corre il concrete. rischio di vanificare il lavoro di bonifica finanziaria che sta facendo il sindaco, perché se non si interviene immediatamente, e l'assessore Cacciola lo sa, che gli do atto che sta andando a Palermo per vedere di risolvere il problema, ma il problema è di prospettiva e non Allora, dimenticare mai i lavoratori. ci siano dei cambiamenti all'interno dell'ATM che hanno consentito con gli stessi operai nulla facenti di una volta, al contrario, di mettere in piedi 50 mezzi senza risorse, è un dato di fatto. Che ci sia la necessità di attivare il percorso di trasformazione dell'azienda, di modifica societaria, di definire un contratto di servizio perché è fondamentale a questa azienda e che ad oggi, come sindacato, assessore, non ci risulta, non sappiamo a Non che sappiamo punto sia, dov'è, a si che parla punto ma non sia. sappiamo Questo è dove. una cosa che, come ossa, diciamo ogni giorno. Ora ci Quindi risponde Cacciola. ritorno a quello Me li fa sentire i di dipendenti prima. No, ATM? assolutamente. Ah, prego, La risponda subito, risponda classica subito. mentalità di dire prima di fare. Io non sono abituato a dire prima di fare, perché non sono mai in campagna elettorale, Magari perché ad non l'ho mai fatta. accennare. Ma accennare, io penso che io mi sono messo a fare l'assessore perché voglio fare qualcosa per la mia città, non dichiararlo. Voglio farlo e non ho mai dichiarato di fare 50 autobus. Lei dice che non è merito mio, certamente non l'ho aggiustato io, è merito di quei lavoratori che chissà perché hanno cambiato stile, forse perché qualcuno ha cercato di stargli vicino, forse anche più dei sindacati, probabilmente, scusatemi se sono
un pochettino crudo in questo senso. Quindi qualcuno che umanamente, con un ragionamento che è quello che ci accomuna, si avvicina agli altri per cercare di far venire fuori dagli altri qualcosa di buono. Allora, e questo corrisponde anche a dei nomi e cognomi che possono essere Manna, possono essere altri. Persone che abbiamo in qualche modo indicato noi, e quindi il merito finale non è magari nostro, però è di tutta questa trafila. Quindi il problema è che se io avessi detto il giorno dopo, fra 2 mesi avremo 50 autobus, probabilmente, che ne so, era come l'avreste considerato, una dichiarazione. Ecco, se ora io vi dico che ho il contratto di servizio a casa e me lo sto guardando io, perché prima di portarlo lo voglio controllare io, perché io sono, mi sono messo come anche tecnico all'interno, perché voglio dare, voglio fare in modo anche che dia un contributo anche in termini di competenza. E allora ce l'ho a casa io e lo sto guardando, perché Manna me l'ha dato l'altro giorno e lo sto guardando. È chiaro che non possiamo fare le cose così rapidamente, e dovete anche un attimo, mi rendo conto che è complicato questo, avere anche fiducia che i nostri tempi sono legati anche a tante problematiche di ogni giorno, che ovviamente non sono la preparazione della delibera, magari non sono determinati passi formali, ma sono soprattutto anche anzitutto capire e poi immediatamente mettersi all'opera e fare. E per me questo, ad esempio, scusa, ritorno su un discorso, che una delibera e basta, è per giunta bocciata, ma è che la delibera quello che stabilisce che cosa fa una giunta o cosa fa un'amministrazione. Io non giudico una delibera. Sapete quante delibere? Quante delibere? Allora, l'altro dato, la delibera di giunta, sapete quante sono le tirate, perché tu lo sai, sapete quante sono state le delibere di giunta? Avete idea quante delibere di giunta ci sono state? In no, questa amministrazione? Di questa amministrazione, ne avete idea? Delibere. Io le seguo tutte. Io quattro ne ho dimmene una di giunta, investimenti, dimmene di giunta. Una dove avete avviato attività di investimenti. Tanino, le vostre delibere sono delibere, allora, di routine. Io vi allora, seguo per poter, sul terreno, allora, per migliorare la città, Renato, per poter per mettere in moto l'economia. Questo Giuseppe, chiedo. Per poter presentare delle delibere, delibere di quel tipo, bisogna avere delle risorse che in questo momento il comune non ha. Noi stiamo lavorando cercando di organizzare al meglio e cercando di sfruttare le risorse che già ci sono, e tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto solo con questo. Quante sono le delibere di giunta? Poi ce lo dica. Ma saranno un centinaio. Ah, un centinaio. La più importante, o anche di più. La più importante. Ma anche il discorso delle ordinanze, il discorso di aver citato l'ordinanza dei TIR, ma tutte le ordinanze anche operative. Guardi, la differenza operative. Non è poco, mi scusi, che assessore, cosa sono? Io, scusi. Non io, sono atti anche scusi, amministrativi. No, siccome il dato, siccome anche il dato, la, un attimo, poi anche sono dati, questa appunto, storia, sono dati questa storia sono che, diversi. Noi, che noi non, come se fossimo dei dilettanti dell'amministrazione pubblica. Io ho diretto un istituto. Ma chi me lo dice questo? Non ho sentito. No, ma dico, no, chi lo dice, no, chi lo dice, chi lo dice sicuramente sbaglia, però le posso no, dire però, una cosa. Chiaramente, se, però le posso se dire prendete una cosa, dei passi mentre, della registrazione mentre, precedente, scusi, c'è però, chiara. Mentre comprendo il ragionamento, e secondo me fa molto male chi, come Michele Barresi, mi permetto di dirlo, vista la nostra consuetudine del dialogo a distanza, dice non è stato merito suo, perché secondo me il merito, per l'esperienza che io ormai ho maturato soprattutto negli ultimi anni all'interno delle macchine amministrative, io credo che il merito sia sempre dell'assessore, perché comunque le indicazioni e la moral suasion, si dice così, rispetto a chiunque, viene sempre dall'assessore, e quindi il suo lavoro io credo che sia sotto gli occhi di tutti. Peraltro il riscontro è considerato, però, no, però guardi, c'è una grande differenza nella visione prospettica di questa giunta. Perché una cosa è firmare ordinanze, una cosa è firmare, come dire, dei programmi, i programmi e le prospettive, il documento politico per eccellenza è quello che viene elaborato dalla giunta e passa in consiglio comunale, solo certo. Da lì la trovate il lungo respiro. L'ordinanza certo. È un'altra cosa, è il contingente. Ma la giunta, ora rispetto a questo, rispetto a questo è se può essere ulteriore stimolo, perché non vorrei poi non avere lo spazio per poterlo dire, però guardate che veramente non si può basare una giunta, ve lo do come consiglio spassionato. Renato sa che nel mio piccolo mi sono messo a disposizione per una parte, che è quella in cui in questo momento ho sviluppato delle competenze per fare da ponte con i tavoli di soluzione, però non è possibile immaginare in ogni, tranne nella sua, mi pare che sono due
soli gli assessori, uno e lei, che non ha, che non hanno fatto un richiamo al volontariato per risolvere i problemi. L'amministrazione non può andare col volontariato avanti. L'amministrazione si deve occupare dei problemi della città, e quelli della città vanno risolti non se ci sono i volontari, vanno risolti comunque. E una, e mi riferisco soprattutto a, a quello che è stato il tema caldo. Io, quando sono venuto qui, nell'unica volta in cui sono venuto in questo studio, si parlava di servizi sociali. Io, nella prospettiva che si è data, così posso anche poi chiudere il mio intervento per sempre, nella prospettiva che si è data all'amministrazione comunale, io ho trovato, come dire, molto, molto riduttivo l'obiettivo che si è dato l'assessore al ramo rispetto alla soluzione che c'è all'interno dei servizi sociali. L'ho trovata molto riduttiva, anche perché a mio avviso lui è totalmente carente di informazioni e non sa il ruolo che l'assessore delle le giunte comunali, che i comuni, ieri Renato ha sentito l'intervento del ministro da questo punto di vista e quindi un'idea se l'è potuta fare, assumeranno per risolvere i problemi dei servizi sociali, che, se vi sapete muovere per tempo, avranno grandissime risorse da dicembre in poi. Perché Fabio, perché i servizi sociali a concludere, voglio sentire passeranno, i soldi arriveranno direttamente ai comuni. Fabio, sei stato chiarissimo, Emilio, grazie. Emilio, una cosa sola, io ho detto un'altra cosa prima, ho detto all'assessore al contrario che in 100 giorni dobbiamo sentire in 100 giorni ho dato il merito all'assessore che in 100 giorni ha fatto più di 4 anni la vecchia amministrazione. Dicevo un'altra cosa, che quegli autobus che sono usciti con gli stessi lavoratori che meno di 6 mesi fa erano dati all'opinione pubblica in pasto come nulla facenti, mentre oggi sono stati in grado di far uscire quei 50 mezzi. È una cosa diversa. A volte, anzi, l'assessore Cacciola ha forse un difetto, è troppo spregiudicato, e ha fatto proprio per questa voglia di fare, probabilmente ha portato avanti dei progetti come quello del TPL per le scuole, in cui il sindacato lo aveva messo forse in guardia, chiarissimo, ma ha fatto bene, grazie, forse anche a cominciare. Grazie Barresi, grazie. Io lo sentirei 2 lavoratori dell'ATM e poi a Corinti subito, però proprio velocissimamente, voi vi sentite più protetti da questa amministrazione? Velocemente. Sicuramente è un'area diversa. Sentiamo lui, Giovanni Burgio, lui era Paolo Frigione. Sì, si potrebbe fare di più. Passiamo agli altri ospiti, così facciamo parlare tutti. Giovanni Molonia. Sì, volevo chiedere all'assessore Cacciola in merito alla ZTL, cosa era stato fatto fino ad oggi. Noi tempo fa, un mese e mezzo fa, ci siamo incontrati insieme al sindaco. E abbiamo dato la nostra massima disponibilità, appunto. Grazie. La signora, grazie, è stato chiaro con la domanda. Carmela Calabro. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, perché abbiamo già avuto modo di confrontarci sia con l'assessore sia col sindaco, e sono disponibili veramente al dialogo. Forse in altre amministrazioni non c'è stato questo rapporto. Quindi, però noi siamo sempre senza stipendio. Quanti stipendi avanzate? Adesso sono quasi 3. Sono 2. Cacciola, voleva rispondere brevemente sulla ZTL e poi diamo la... Beh, sulla ZTL erano state fatte le richieste, per esempio, di migliorare la segnaletica orizzontale, che stiamo facendo. Io, fra l'altro, vi devo dire che a questo punto rimbalzo un po' la cosa. Ci siamo anche detti che chi opera nella ZTL, per esempio, può intervenire nelle macchine in doppia fila. Questa operazione l'ho portata avanti sia d'estate. Ci possono fare le multe anche sulle macchine in doppia fila? Nella ZTL, quando la macchina impedisce al parcheggio, quindi è in doppia fila. Certo. Cioè, doppia fila sul cassonetto, ancora purtroppo no. E deve chiamare però... Grazie, no, la prego. E questo per noi è fondamentale, perché ci stiamo dando una mano, ma io in questi 3 giorni mi avete visto, perché mi hanno anche ripreso in giro, a cercare proprio di stimolare anche... Sulle macchinine, questo fatto di aver rifatto l'imboscata da un giorno all'altro? No, non era un'imboscata, no. Mi hanno detto, io anche, fra l'altro, mio nipote mi ha rimproverato che gli hanno preso la multa, quindi... L'ha pagata lei? Dovrebbe pagarla. E quindi che si fa? Si cambiano le regole per le macchinine? Per le macchinine non è previsto... A Roma non pagano, Dunque, la cartellonistica prevede che solo le 2 ruote non paghino. Le 4 ruote, comunque siano, devono pagare. Sei immatricolato come ciclomotori, però cambia qualcosa, no? Almeno mi hanno detto assolutamente di no. Io trasferisco quello l'informazione. Che aspettavano una modifica dalla giunta. Però questo discorso lo possiamo... Il problema comunque è che le macchinine, io anche pensavo in un primo tempo di fare un discorso scuola, però le macchinine, così come le auto, possono comunque intervenire sui parcheggi, quelli in interscambio... E poi inquinano.
Beh, a parte l'inquinamento, il discorso è proprio togliere. Quindi non si cambieranno le cose. Togliere le auto dal centro. Ci penserà a cambiare per le macchinine? Perché ci ascoltano tanti ragazzi. Io non credo. Solleciterò affinché vengano utilizzati i parcheggi di interscambio e lì li faremo pagare sicuramente. Quelli che sono ai margini della città. Renato Accorinti, la parola è sua. Prego. Ha tanto da rispondere, poi sentiamo gli altri lavoratori. Sì, dovete scusarmi, devo dare spazio a tutti. Prego. Ho ascoltato tutti, ora vorrei fare un'analisi molto appunto approfondita, perché non si coglie quello che è la parte più bella di questa avventura. Ora non è la questione se fanno puliscono le spiagge, c'è troppa superficialità nel giudicare questa cosa come se fosse poco. Allora io credo che qualunque amministrazione del pianeta, se non raggiunge almeno due cose, ha fallito. Quali? Per me hanno fallito, per esempio, anche una, può essere quella svedese che ha tutto che funziona, ma la gente si suicida, c'è qualcosa che non va. Ecco, quella della partecipazione non è un fatto del volontariato, che sembra i bambini con i calzoncini corti che fanno la Boy Scout, che fanno la, ecco perché pensano a queste cose che sono serie, invece cioè, sono persone che fanno qualcosa per la natura veramente. Non è questo, non è questo. È una cosa molto interessante, è sviluppare il senso costituzionale importante della vera democrazia, che è la partecipazione. Ma voi perché non vi siete fatti la domanda perché la gente ora partecipa con questa nuova amministrazione e perché non lo faceva prima? Perché prima c'era che il palazzo è stato sempre non giudicato superficialmente, era il luogo della corruzione, di quelli che ti hanno violentato sotto ogni punto di vista, umiliato, non ti hanno fatto neanche entrare fisicamente. Che qua la gente viene e mi dice, ecco, sono pronto, un ingegnere, un architetto, l'uomo che non sa leggere e scrivere, sono pronto a dare qualcosa per la mia città, che era il concetto di Kennedy, non dire che cosa vuoi dallo Stato, soprattutto che cosa dai allo Stato. Questo lo reputate un passaggino? Questa è una grande rivoluzione, straordinaria. Non è perché l'abbiamo fatta, che abbiamo dato una spinta, perché la gente si sta fidando. Ma questa gente qua era prima cittadina messinese? Sì. Ora si sente libera di farlo, che chirurghi, avvocati, medici si mettono a sporcarsi le mani a pulire un giardinetto, si puliscono l'anima, mettere un pezzo di carta con la carta non è un gesto che stiamo giocando, che abbiamo fatto infatti la conferenza stampa, anche queste mi sembrano piccole cose, la conferenza stampa l'abbiamo fatta per la questione del riciclo da una scuola. Perché è un segno importante. Guardate, il campo educativo e quello culturale cambia il mondo. E allora abbiamo fatto questa conferenza stampa da dentro il liceo Mauro Rico. Perché quando tu butti un pezzo di carta con la carta, se lo fai con tutta la proprio la consapevolezza, e diventa un atto d'amore, un atto di responsabilità, diventa un risparmio economico, diventa che diventi comunità. Ma leggete le cose in un modo anche sociologico, perché queste sono le rivoluzioni di un cambiamento epocale. Che vengono veramente 20 sociologi a cercare di studiare, non è che lo dico che me ne faccio vanto, che cosa, io sono un cittadino come tutti gli altri che sbaglia più di tutti un momento, è che ci siamo messi in gioco di far camminare in un rapporto diverso e fare diventare comunità. Queste non sono chiacchiere, anzi, da queste cose che sembrano cose solamente del cielo, a me interessa poi stare con i piedi per terra. Infatti sui tir, che è una cosa pratica, che avevi davanti, voglio dire, sia le compagnie, avevi gli autotrasportatori, abbiamo chiesto col buonsenso e con la determinazione una cosa che non si era fatta prima. Io voglio dirvi, stiamo spendendo il massimo del tempo per quello che hanno fatto prima, cioè un buco e una voragine di centinaia di milioni di euro. Sfido chiunque di voi a stare da questo lato. Abbiamo dovuto dedicare tutto il tempo, perché non puoi fare niente, eppure abbiamo smosso l'ira di Dio, non per forza con le delibere del Consiglio Comunale, con atti anche concreti. Io qua non riesco a dirvi tutto. Il fatto che stiamo là, Emilio, 25 ore al giorno, non è un dettaglio. Di gente che si spende, lui ha amministrato più di tutti gli amministratori di questa città, ha fatto il direttore del CNR, aveva milioni di euro da amministrare, li ha sempre migliorati, è sempre in attivo il CNR, perché è un amministratore, altro che non sia un amministratore. Io ho dato un assetto e un indirizzo politico
Didri Schitta, che devo dire, non sono abituati a pensare alla pulizia degli altri e vedono il marcio sempre sulla macchina. Io il primo giorno ho detto voglio, infatti c'era un appunto che è in leasing, l'hanno tolto, ma è un parlare del nulla, ma perché il sindaco non si deve spostare velocemente se deve andare a Tremestieri e poi al Faro, come deve andare? Io in questo momento ho la bicicletta davanti al comune e me ne torno a casa in bici e ti accompagnami e la vedrai. Ma quando vai in macchina, perché che cosa è? Ma di che stiamo parlando? Ma dire queste cose qua è una follia. E continuano a parlare di questo. È lui che parla, che chiaramente, proprio come mi ha suggerito poco fa qualcuno, proprio parla Trischitta della macchina, che delle macchine comunali abbiamo avuto un sindaco che sapete quello che è successo. Ma stiamo scherzando? Ma scusate, io non voglio fare accuse a nessuno, ma qua che stiamo lavorando tutto il giorno di gente competente in ogni settore, producendo un sacco di cose. La pulizia è un'altra cosa che nell'immaginario la gente voleva. Sulla scerbatura ognuno viene e mi dice lì è sporco e io vi rispondo, questo è un modo strumentale. È chiaro che ci sarà gli angoli sporchi, hanno lasciato la città che non si era fatta più scerbatura completamente. Allora, che cosa ha fatto questa amministrazione? Noi abbiamo i dischetti pronti a darvi a tutti voi giornalisti, più atti di scerbatura che hanno fatto Messina Ambiente non è stato fatto mai, cioè la percentuale in 3 mesi, Fabio, è una cosa straordinaria. A casa nostra 30 anni non ha messo piede nessuno, i cittadini di casa nostra sono venuti a ringraziarci perché là per 30 anni non ci ha messo mai nessuno, sono andati per 3 giorni, hanno ripulito tutto, ogni giorno fanno un lavoro serissimo, zona per zona, è meraviglioso che i cittadini vengano e puliscono il cimitero insieme a Messina Ambiente, perciò cerco, non è di risparmiare soldi, è un fatto educativo, per me è importante entrare col campo educativo e l'impegno culturale, sono i mezzi per cambiare tutto, Emilio. Allora, di cose una dopo l'altra a mai finire, che abbiamo rapporti, ora abbiamo un protocollo d'intesa con il carcere, ma vi sembra una cosa da niente di una società che si dimenticano, quello è un luogo a parte dove sono dimenticati, sono andato lì per un matrimonio in carcere, ho instaurato subito un rapporto col direttore, ora tutto, chiaramente il Ministero della Difesa deve dare tutte le autorizzazioni, sono arrivate, faremo un lavoro culturale dentro il carcere e c'è Spiro Scimone, Nini Bruschetta, tutti i migliori, le nostre migliori risorse che lavorano nel teatro in Italia e fuori, hanno detto noi ci siamo, cioè questa gente di alta cultura dice questi progetti ci interessano moltissimo e verranno per lavorare dentro il carcere. In più ho chiesto dammi alcuni carcerati per fare dei processi educativi e anche di reinserimento sociale e per imparare un lavoro e loro faremo questi progetti qua, faremo anche la raccolta differenziata dentro il carcere, non sono azioni da niente. Io allora sul Margherita e sul secondo tribunale, il secondo tribunale noi lo faremo, 25 anni, che vergogna della politica è, 25 anni. Se lo fai al Margherita sei un criminale, te lo dico subito così poi non no, mi no, ascolta, 18 dopo, milioni di euro messi là fermi, lo possiamo decidere dove si fa, non c'è problema, però lo faremo. Se lo fai il Margherita, sei un criminale, te lo sto dicendo oggi. 18 milioni di euro lasciati là e 2 milioni di euro ogni anno che noi, spendono un sacco di soldi. Che poi non hai i soldi per i servizi sociali. Noi spendiamo 2 milioni di euro di fitti passivi per un tribunale che non c'è e 18 milioni conservati che non si fanno. Che il fatto di fare dal basso fino a ieri, due giorni fa, sulle isole pedonali, parliamo con i cittadini, non avevamo tutte le stanze occupate, la stanza del sindaco, del vice sindaco, della sala giunta, di quella ovale e dell'amministrazione di sotto di un pomeriggio, che erano vuote le stanze del comune di Messina, tutte occupate di gruppi diversi che lavoravano sulle isole pedonali, che non diamo un giudizio noi, ci sono i cittadini, le associazioni, tutte le persone che lavorano come qualunque tipo di, voglio dire, di associazione, sono venuti perché gli sta a cuore l'isola pedonale, sono venuti e si sta ragionando assieme, poi si prenderà una decisione, però il confronto è essenziale, questo è quello che fa, non tralascio, hanno parlato dei villaggi, si parla in campagna elettorale dei villaggi e poi si dimenticano, gli dicono quanto è bello, quanto è giusto, siete il centro e non ci vanno più. Io vado spessissimo, sono stato a Pezzolo, sono stato 3 volte, ci andrò ancora, l'altro giorno a Curcuraci, a Santo Sabba, il contatto con la gente e con la realtà. Nelle scuole vado perché il contatto con loro deve essere essenziale. Queste sono tutte cose che fanno nascere un modo di sentire la città e dei cittadini. Ma che vi sembra che è poco questo?
Grazie, grazie, grazie. No, no, ti dico una cosa che è molto importante. Sulla continuità territoriale, noi faremo una cosa unica politicamente. 30 anni nessuno mai ha voluto prendere una situazione che è un diritto costituzionale così importante, che cambia la vita di tutta l'area dello Stretto. E nessuno mai ci ha messo mani, veramente. E allora noi faremo un incontro. Già fra qualche giorno ci sono tutti i sindaci dell'area dello Stretto. Poi c'è presidente della regione, assessore dello sport, siciliano e calabrese, tutti i deputati nazionali e regionali, siciliani e calabresi, compreso il ministro che abbiamo, che è Giampiero D'Alia, tutti insieme con i sindacati per dire che cos'è la costituzione, la continuità territoriale, fondamentale per lo sviluppo di tutta l'area dello Stretto affinché diventi un'area più produttiva, perché se si può passare facilmente c'è un'economia che può girare, che si deve passare a basso costo, ed è un diritto che chiederemo. Ecco, questo andrà sul tavolo della Presidenza del Consiglio, non a fare cose minime, cose che non sono state fatte. Quando lo farete questo incontro? Noi tra qualche giorno ci riuniamo con tutti, nella prossima settimana già è fissato, già giorno 5, è fissato con i sindaci dell'area dello Stretto, e poi passeremo con la deputazione regionale e nazionale. Grazie, grazie. Le graduatorie delle case, che si parla delle case dell'ultimo, già fra qualche giorno è pronta. Gli 11 milioni che sono arrivati alla regione, che abbiamo proprio, che stiamo sempre a parlare con il presidente della regione e con tutta la giunta. Un'altra cosa, una giunta regionale che viene a Messina. Ok, è un atto politico ben preciso. Non si sa cosa abbia fatto. No, è un atto politico. In genere sì, no, lo sarebbe. No, la battuta fa. Deve dire grazie all'assessora Bartolotta che si su noi chiederemo la coerenza. Noi chiederemo la coerenza a Crocetta, questo è chiaro, sconti a nessuno, sconti a nessuno. Crocetta, l'indulgenza plenaria della sua sessualità, sconti, può fare quello che però vuole. Però vi dico una cosa, sono arrivati 11 milioni non di è euro criticabile. E cercheremo di fare una cosa, un'operazione meravigliosa a Villa Giardizio, dove toglieremo finalmente quelle baracche che diventano verdi la prima volta in una città che se la sono massacrata, che il verde è diventato cemento per la prima volta, per un'operazione che il cemento e lo svincolo verde di Giostra funzionerà, funzionerà? Lo svincolo di Giostra che è un fatto, no, importante, non solo, guarda, nei due sensi. Ma guarda, ci sono molte cose che dipendono dai finanziamenti, su questo è vero che i soldi servono, ci mancherebbe, molte altre cose serve di creare un... Ma Crocetta glieli darà insomma la regione questi soldi? Chiederemo, ma certo, tutto quello che è di diritto noi lo chiediamo, chiaramente tutto, le abbiamo chiesto mille cose, alcune cose le otterremo subito e già c'è un impegno e andremo là a fare firmare gli impegni presi. Lo sconto non glielo faccio neanche a mio padre risorto sulle cose della città, su grazie, questo è chiaro. Grazie sindaco. No, ti volevo, dire... volevo sentire i lavoratori che hanno diritto, hanno diritto ad essere ascoltati, certo, sono venuti apposta. Allora, Natale Menola abbiamo sentito e poi sulla lo sentiamo... Biradriscele, così importante, siamo là a stare a chiedere una cosa importante affinché parta la Biradriscele. Siamo là a chiedere i due capannoni, finché non glieli danno, perlomeno noi siamo dalla parte e lo sanno i lavoratori. È una falsa promessa abbiamo della regione. Abbiamo ascoltato mille vertenze. Una falsa promessa di Crocetta quella dei capannoni. Ancora non è attuata, ma noi siamo ancora a chiedere perché è la spinta per fare partire questa. E allora sentiamo i lavoratori. Sì, sentiamo Enza Ruggeri, l'abbiamo sentita, Mary Lombardo. Posso dire una cosa? Velocissima, io volevo spezzare una lancia a favore dell'amministrazione al Corinti. Queste non ci interessano. Perché lui, siccome riguarda il settore sociale, e Fabio Mazzeo si riferiva a dei finanziamenti, sono... Come? Non lo accenda per favore. No. Comunque per quanto riguarda i PAC, io devo dire che questa amministrazione ha dimostrato grande sensibilità, perché noi della CISL abbiamo parlato, per abbiamo avuto un'interlocuzione. Ah, i PAC, che cosa? I PAC, i piani di adesione e coesione. Per i PAC, sono dei finanziamenti praticamente nazionali che... Sì, io dicevo che da dicembre cambia il modo No, ma noi lo sappiamo che il 14 dicembre ci aspetta una scadenza, e quindi noi come organizzatore, come CISL, che teniamo molto, diciamo, i servizi all'utenza e al campo sociale, del resto lavorano che sono qua, rappresentano l'universo sociale che è in crisi e che per tanto tempo Mary Lombardo. La disorganizzazione, grazie, e la grande confusione. Grazie, ci faccio capire Mary Lombardo da quanti mesi non percepisce lo stipendio. Grazie, grazie. Mary Lombardo. Buonasera, io parlo, si sente? Sì, si sente, certo che si sente. Okay. Io ho percepito i primi di settembre, mi hanno pagato aprile. Quindi circa 6 mesi. Circa 6 mesi. Lei cosa chiede? L'amministrazione comunale può fare qualcosa per voi? Visto che ce l'abbiamo qua, o Crocetta? Abbiamo già parlato col sindaco a Corinti.
attendiamo. Cosa? Attendiamo. Va bene, grazie. Sentiamo un altro. Paolo, una cosa l'ho portata alla regione. Paolo Orlando. Proprio perché parliamo con tutti e ci vuole tempo e gli altri non ce l'avevano questo tempo. Io, guardate, io voglio rispetto per quello che stiamo facendo, perché quando si parla con troppa superficialità di gente che si sta dedicando l'anima, l'anima. Noi abbiamo sentito loro quante volte, con quelli del... Poi un momento, sfido chiunque con centinaia di milioni di euro di debito. Paolo Orlando. Allora, io quanti sono mesi poi con il Reale? Io sei mesi di arretrate abbiamo noi. Volevo ricordare che noi, le IPAB, sono delle strutture che si occupano degli ultimi, delle persone più bisognose, degli anziani. In questo momento non funzionano. No, da noi siamo produttivi, tipo. Noi continuiamo ugualmente tipo, a lavorare rispetto a magari altre IPAB, giustamente perché pian piano sono diventati improduttivi, tipo. Noi siamo arretrati come stipendi. E dunque le istituzioni anche a livello stipendi? Ci perché capire. Ci sono stati i tagli dei fondi, basta pensare che dalla noi, regione dalla per quanto riguarda la legge 71 poi tipo, si sprecava nella soldi che integravano lo stipendio tipo, dei lavoratori. Poi ad esempio tipo, noi avanziamo tipo, dal 2004 tipo, dai soldi per quanto riguarda dall'ASP che erano dell'integrazione alle rette tipo, che il comune tipo, ci dava, perché il comune ci paga regolarmente, devo dire. Però l'ASP dal 2004 avanziamo tantissimi milioni di euro dall'ASP, dico, che non paga il servizio sanitario. Dal 2004 di vado oggi. Vado a dirlo all'ASP. Sindaco, bene, sentiamo l'ultima. Rosetta Di Maio, IPAB, Società Asili d'Infanzia, la stessa di Natale Munao. Sì, voi invece voi siete il record. Noi siamo da 31 mesi senza stipendio, nulla a togliere a tutte le altre persone che sono qua. Però noi siamo arrivati alla fame. Ma voi lavorate, non prendete stipendio e lavorate? Sì, sì, noi siamo sul posto di lavoro attivo fino a... avete clienti, fino diciamo, adesso bambini. Da settembre no, non siamo più attivi, non siamo più in attivo da adesso, dai primi di settembre. Non abbiamo l'aiuto di nessuno, nessuno che si interessa a noi. E io e i colleghi, siamo rimasti adesso quattro impiegati, io e le colleghe, i colleghi. Non lo so, facciamo un atto estremo, voglio essere ristrettiva perché non c'è tempo di parlare, avrei tante cose da dire, però così non si ragiona, vorrei che qualcuno si interessasse un pochino di quattro dipendenti che stanno morendo letteralmente da fame. Io non ho più nulla da vendermi a casa mia, non si pagano più bollette né luce né gas, al momento tagliano luce e gas. Come facciamo con i nostri figli a casa? Non sappiamo più come fare, un atto estremo veramente, così poi diranno quando non ci sono più, dici, ah poveracci, ma perché sono morti? Noi siamo decisi anche a fare questo. Ho finito. Sì, io ho parlato alla regione proprio dell'IVA. E che cosa le hanno detto? No, no, grazie per la testimonianza molto accurata. Ma grazie. Guarda, Emilio, loro lo sanno. Che ci siamo in... Sì, sì, è vero, abbiamo avuto due incontri a parlare. Ma scherziamo sulla pelle delle cosa persone. Cosa può fare la regione per loro? Devono, se non arrivano i contributi, guardate, per esempio sui servizi sociali ci sono milioni di euro Fabio Fermi, 2001-2003, milioni di euro non spesi. Ma lei andrà a battere i pugni ma sul tavolo? Ma è chiaro, l'ho già fatto, ma l'ha già lo detto. Sanno. Sì, però per questa tipologia di istituti ci vorrebbe grazie, una trasmissione. Guarda, sono andato proprio, guarda, no, la faremo, il caso la faremo. Dopo dedicheremo che ho parlato con loro sono andato questa alla regione. Questa è una situazione che non conoscevo in questi termini. Di questo che è un grande Natale Munao, prego, prego. Assolutamente, mi sono incontrato col vostro segretario CISL regionale. Le volevo dire una cosa, Renato. Con Maurizio Bernardo. Renato, io ti volevo chiedere una cosa. Tu sai che Messina è carente di asili, non ci sono asili. Certo. Noi abbiamo due strutture grandissime che possono ospitare 100 bambini. Noi facciamo assistenza ai bambini. Chiediamo in questo caso, credo che il tuo aiuto possa essere in questo caso dato, perché ci sono tante persone come noi, per esempio, che possono dare e possono lavorare. Ci sono le persone in giro, le cooperative. Noi accogliamo i bambini, cerchiamo di fare qualcosa insieme, cerchiamo di portarlo avanti questo asilo, anche perché, ripeto, sono in una zona dove c'è giostra e una zona al boccetta, quindi abbiamo bambini che hanno bisogno dell'asilo, quindi anche il consiglio comunale e il sindaco può fare qualcosa. Intanto accogliamo i bambini, partiamo, facciamo qualcosa. Può fare qualcosa il comune? Ma guarda, io sono poi in queste situazioni che se vogliamo sviluppare un progetto proprio... veramente alternativo per forza, perché loro hanno la questione IPAB e stanno perseguendo, voglio dire, il diritto che gli spetta, e io proprio per il loro diritto sono andato alla regione a chiedere, a battere cassa per loro. Loro lo sanno, addirittura siamo visti con il loro segretario regionale. Ora, su una cosa di questo genere, se vogliamo, ecco, ve lo dico, nella prospettiva di fare delle cose, questa parola alternativa, forse qualcuno pensa sempre che è qualcosa di moda.
ma chiamala come vuoi, mi interessa poco, a me mi interessa risolvere i problemi. Se ci mettiamo attorno a capire come si può fare, come si può fare per fare degli asili fuori dalla questione IBAB, che... e allora ok, venite, ne parliamo, discutiamo e prendiamo allora impegno che ha preso. Ne parleremo non ci con sono lei, problemi. Perché questa situazione non dovrebbe andare per le noi chi... perché sì. Noi non abbiamo più... Sindaco, devono parlare con la sua, non abbiamo suo più gabinetto tempo, per... neanche sì, di ma vivere. Loro, guarda, loro sono venuti quante volte... Ci fatto con l'assessore Mantinea, ci stiamo... Con loro c'è un rapporto il continuo. Piano di zona, le gare il piano di zona, zona. Bene, bravo. Bene. Piano di zona. Grazie. Per fare grazie, un noi... progetto piano. Di accoglienza dei il bambini. Piano di zona, però. Fabio. Noi siamo, 2001, 2003 agli altri non anni. C'è tempo, non ci c'è sono tempo. Decine di no, milioni di euro. 10 milioni di euro. Grazie. Qua. Grazie, grazie. Questo è un fatto non importante. Quando io, mai 10 io avevo, avevo bisogno di un paio di minuti e poi dobbiamo chiudere. Se lei riesce, assessore Cacciola, ad essere sintetico, la faccio parlare. Assessore Cacciola, prego. Di... Dedicheremo una trasmissione a voi. È un impegno che problemi prendo. Prego. Non conoscevo la drammaticità di questa situazione. Problemi del personale ATM, in particolare i famosi contributi regionali. Sì. Fin dal primo momento, da quando mi sono insediato, ho compreso che il problema dei contributi regionali, oltre a dei fatti concreti che riguardano dei procedimenti anche in corso, sono legati anche ad un problema anche, diciamo, di atteggiamento, se vogliamo, nei confronti dell'ATM. L'ATM negli anni si è fatta sicuramente una nomea tale che purtroppo non ha ispirato nemmeno fiducia ovviamente alla Regione. Abbiamo lavorato in questi mesi per far sì che far vedere che c'era un cambiamento. I 50 autobus sono importanti anche per questo, per far vedere la credibilità non solo alla città, assessore ma Cacciola, anche fuori, la risaniamo questa perché azienda trasporti. Tramite questo, sì? Tramite questo noi possiamo ora e stiamo iniziando una trattativa per recuperare questi contributi. Ci sono dei problemi. Quanti sono? 11 milioni? No. Quanto? Allora, gli attuali sono circa 8 milioni di euro, che sono 2 milioni e 100 circa per il 2012 e sì, circa 6 sì. milioni per il 2013. Ma è tutto bloccato perché c'è in pendenza un processo in corso che riguarda... Ho capito, i vecchi dirigenti, questi soldi basterebbero a risanare l'ATM, ce la facciamo a rimetterla sui no, binari? No, no, è no, chiaro, però no. Intanto mi permettono di arrivare quantomeno a fine anno. Bene, grazie, grazie Assessore Cacciola. Emilio, sì, questa cosa della Teseos, la devo sindaco, dire, che è proprio come voi... L'avvertenza Teseos, prego. Questa avvertenza che è terribile, di gente che lavora con... chi ha... disabilità, perciò doppiamente, certo i bambini hanno diritto come tutti gli altri, là ci sono famiglie che hanno veramente figli. E voi cosa farete per la Teseos? Noi ora in questi giorni con tutta la giunta ci riuniremo per dare una solidarietà forte alla Teseos, non solo non... spero che adesso... Sì, vabbè, non facciamo la gara per chi ha più Natali. Comunque, perché la guerra tra poveri. Siamo stati su tutte le vertenze, siamo certo, stati su tutte le vertenze perché non è necessario essere B. Quelli della Teseos ovviamente è ora che sono lì ad occupare. Sono stato fino all'altra sera, di notte sono andato, che non avevo il tempo, perché veramente meritano un'attenzione forte, perché dietro ci sono i disabili che non hanno le cure ed è una cosa mostruosa. Io soffro per ogni situazione di questo genere e essere arrivati lì e trovare veramente voragini che si sono sperperati. Cosa farete a Corinti? Non parliamo del passato. A Corinti, cosa farete nel futuro? No, cosa farete nel futuro? Cosa farete per queste cose? Chiederemo chiaramente anche qua sulle cooperative, staremo su tutto quello che c'è stato e che scopriremo che non va bene. Veramente queste cose qua sono inconciliabili con la civiltà. Grazie. Perché molte cooperative sono state proprio sanguisuga dei lavoratori. E noi questo non lo vogliamo permettere mai più. Però siamo arrivati oggi, e questa è una storia che è da anni, loro da 40 mesi. Grazie, cercheremo di stare con gli occhi addosso. Sto per collegarmi per l'ultima volta e per i saluti con la casa del Portuale. Lei la pensa in una determinata maniera e ci sono state polemiche fortissime in consiglio comunale sui beni comuni. La sì. sua idea sulla casa del Portuale, poi me la deve dire brevemente e poi ci colleghiamo. Guarda, addirittura sui beni comuni, noi abbiamo fatto l'assessorato dell'autogestione dei beni comuni, che è una cosa di una alta civiltà di autoresponsabilità. Sì. Ok? Questo che sia ben chiaro. Sulla questione dei ragazzi del Pinelli che li conosco, sono una grande risorsa per la città e vorrei fare di tutto affinché possano essere messe proprio nelle condizioni di poter operare. Di operare perché già operano per la città, fanno un'attività culturale che non molti conoscono, che vi assicuro
che vengono qua persone di altissimo livello per parlare di cose molto nobili per i cambiamenti proprio culturali. Ora io vi dico, tutto lo sforzo che voglio fare con i ragazzi del Pinelli è di avere un'area, che non so se sarà quella o un'altra, affinché persone che lavorano gratuitamente. Sì, sì, vado avanti. Ecco, voglio che si mettano in condizione, guardate i centri sociali, centri come quelli, chiarissimo, in chiarissimo, tutto il mondo sindaco, ci sono e chiarissimo, lavorano benissimo. Chiarissimo, Tinaglia, sia sul Pinelli che su... Volevo fare sì, prima sul Pinelli e poi faccio una provocazione. Sul Pinelli noi siamo stati insieme a Renato e al 5 Stelle a dicembre a presentare il progetto sul traghettamento pubblico assieme, dicendo e ringraziando i ragazzi del Pinelli, quel gruppo che ha comunque scoperchiato un tema. E il fatto, a mio avviso, che sia diventato un'azione itinerante è ancora più importante, perché il Parco Aldo Moro, le scalinate, adesso la Casa del Portuale. Poi è chiaro che lì dove ci sono problemi di carattere poi legislativo, normativo, è chiaro che bisogna adeguare e trovare delle soluzioni, come dice Renato. Però francamente non mi pare che negli ultimi anni dal punto di vista culturale ci sono stati altri gruppi che abbiano fatto lo stesso tipo di lavoro o lo stesso tipo di trasporto e di seguito da parte della città. La provocazione è sì, chiudo. Sì. Io stimo molto Peppuccio Santalco, ci conosciamo tantissimi anni e so che è persona di onestà intellettuale assoluta. Per cui l'invito che faccio, Renato lo fece il giorno in cui diventò sindaco, io lo feci da questo studio la sera. Non ci sono 40 consiglieri comunali di gruppi, ci sono 40 messinesi che devono lavorare per la città. Questo è molto allora bello. non va bene che si facciano degli appunti e basta. Invece si vada in consiglio, si utilizzano le commissioni per fare proposte e sottoporre all'amministrazione. Cioè o si ragiona in termini di cooperazione, perché la città è arrivata. È facile dire, cioè, però facciamo, è lì sta la rivoluzione. Renato dice una cosa, lui mi ha detto noi abbiamo aperto il palazzo, adesso apriamolo a tutti, ma non intendeva a quelli che lo vogliono sostenere, lui l'ha aperto alla città. Allora oggi l'invito mio per quanto mi riguarda è, per esempio, lo dico, Felice Calabrò, che venga a sostenere e aiutare l'amministrazione, che non si che non ce ne frega niente. Grazie, di Tinaglia, è stato chiarissimo. Una mano alla città. Chiarissimo, Giussi, un messaggio ce lo leggi? Almeno uno? Due. E poi andiamo alla Casa del Portuale. Credo che il sindaco abbia bisogno seriamente di farsi aiutare da persone più competenti, perché questa città e i suoi cittadini non possono più aspettare. La gente ha bisogno di lavorare e Messina deve far sentire la sua voce continuamente a Palermo e a Roma per avere risorse fresche. Il sindaco valuti pure l'ingresso in giunta di gente più preparata, perché le cose vanno un po' a rilento. Un rimpasto, le sta suggerendo un rimpasto. Avanti. Vorrei ricordare al signor Tinaglia, e qui ritorna al servizio a pettine, che il servizio a pettine era già stato sperimentato dalla Giunta Provvidenti Sindaco 18 anni fa. Detto ciò, tutto bello, tutto magico, però un ringraziamento va ai lavoratori dell'ATM che stanno finanziando con i propri stipendi la rinascita dell'ATM. Questo è bello, andiamo avanti. Vorrei sapere come mai le periferie sono abbandonate. Come associazione abbiamo risposto, andiamo avanti. Okay. Caro Renato, sono quel ricercatore messinese partito per la Finlandia. Dovresti ricordarti di me. Sono partito proprio il giorno dopo la tua lezione. Vai avanti e sappi che anche in Finlandia sanno di Messina. Ma ci segue dalla tuo Finlandia? Sindaco, questo sarebbe onesto. Da internet. Sì, da internet. Vabbè, mi vengono i brividi. Prego. Vabbè, grazie Giussi. Grazie Giussi. Adesso andremo pure a Gui, Casa del Portuale. Loredana Bruno per i saluti. Vediamo se è pronto il collegamento, il contributo, eccolo qui. Abbiamo... E noi ritorniamo al Teatro Pinelli sulle note di Fabrizio De André. Sono con un'altra delle attiviste del Teatro Pinelli, che è Moni Alfieri, che si occupa della programmazione. Ecco, cosa c'è in programma qui all'interno del teatro? Tantissimi laboratori. Sì, ci sono tanti laboratori, come tanti ce ne sono stati, e moltissime sono le richieste. Noi abbiamo una programmazione che in questo momento arriva fino a giugno, con compagnie di fama nazionale, anche internazionale, verranno la compagnia dei giovani del Teatro Sabbie di Genova. E sono passati da qui artisti di fama internazionale, Blu, lo sappiamo tutti, 99 Posse, e poi i fondamentali sono i workshop che vengono fatti, workshop di formazione sia in ambito teatrale sia in ambito cinematografico, e, laboratori creativi di arti visive, pittoriche. La cosa importante da dire è che non è un locale, ribadiamolo, perché tante polemiche ci sono state nei mesi scorsi rispetto a questo. Sì, è fondamentale che si capisca che da qui si fa un discorso sociale
sociale e politico, per cui tutto quello che viene offerto perché è fondamentale per la crescita culturale di una città. Non è un locale, noi non facciamo spettacoli perché siamo uno spazio che ha bisogno di questo, siamo una città che ha bisogno di cultura, per cui tutto quello che passa qua dentro ha una funzione veramente politica. E formativa anche, soprattutto. Siamo anche qui con Alessandro Turchi, tra gli attivisti della prima ora del Teatro Pinelli, e vogliamo chiudere questo collegamento da un luogo simbolo che è il teatro, perché all'interno di questa struttura verrà ricostruito un teatro. Sì, noi stiamo quindi lavorando, in questo momento è un cantiere aperto, stiamo lavorando per creare, per ricostruire il teatro qui dove un teatro non c'era, perché abbiamo capito entrando al Teatro in Fiera che non ha senso essere spettatori, ma vogliamo essere attori in prima persona. L'ultima battuta, Alessandro, su cosa chiedete veramente a Renato che ci sta ascoltando e a questa amministrazione? Bah, chiediamo che possibilmente si metta in pratica tutte le potenzialità che il movimento Cambiamo Messina dal Basso ha in sé. Noi promettiamo da parte nostra di fare il nostro, assolutamente, di continuare con le nostre pratiche. Io volevo chiudere questo collegamento, Emilio, con una battuta su questi ragazzi del Teatro Pinelli, che quantomeno a me personalmente hanno ricordato già dalla prima occupazione, quella del teatro in fiera, quanto è bello recuperare la voglia di indignarsi quando le cose non vanno, e quindi che ognuno lo faccia a proprio modo, ma smettiamo di farci passare le cose addosso e impariamo tutti a indignarci un po' di più, perché forse se ci indignassimo un po' di più questa città sarebbe davvero una città migliore. Ciao Emilio, grazie e buona serata. Bene, bene, grazie, grazie a Loredana Bruno, grazie agli occupanti del Pinelli. E allora, Gui, due battute, due vignette. Soltanto. Allora, parcheggi ZTL, solo per Messina, macchinina a due ruote a tutto volume. Andiamo avanti. Ecco, 100 giorni, queste sono delle affermazioni di Renato, sono entrato a piedi nudi e me ne andrò in punta di piedi. Dimensione danza, va bene. C'è un'altra? Prego. Ecco la vara. Non pass, senza copass, non pass. Una battuta, una riflessione, sì. Semplicemente anche su uno spirito nuovo, su un'aria nuova che si respira un po' in città, e mi riferisco soprattutto ai giovani. Un simbolo per me è stato la manifestazione che c'è stata degli studenti una o due settimane fa. Non si erano mai visti tanti studenti in piazza, e non per una protesta. C'erano 3.000 generale, persone, 3.000, sì. Ma io ho fatto anche, a suo tempo, ognuno di noi avrà fatto i suoi cortei, ma quel corteo, sì, lui ne ha fatti me tanti, Davide. È stato un simbolo chiaro, però, che dobbiamo anch'io. Proprio... Anch'io. Sono loro che ci chiedono di comportarci in un certo modo, ed è per questo che io e tutta la Giunta ci stiamo soprattutto dedicando ai giovani. Andiamo a scuola in TPL anche a costo di sacrificare qualche altra cosa che lui sa, è proprio questo, è pensare prima a loro, far cambiare quella mentalità che gli abbiamo dato di non usare il mezzo pubblico. Mi piace questo assessore Cacciola, promosso. Sant'Alco, allora non io dico davvero al sindaco di non pensare soltanto ai ragazzi del Pinelli, perché in questa città ci sono tante associazioni culturali che fanno attività e non hanno una sede, ma ha detto che rispettano questo, lui, ha la detto legge questo, e che non fanno occupazioni abusive, quindi un amministratore ha l'obbligo morale di allertare immediatamente il suo assessore, fargli trovare tutti gli immobili non utilizzati che fanno parte del patrimonio comunale, fare un bando e dare la possibilità a tutti di poter usufruire delle sedi. Lui sta legittimando un reato, un'occupazione abusiva. È come quando io, presidente dello IACP, è la stessa cosa. Mi dici dimmi la differenza in termini giuridici tra l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, fammi finire, e l'occupazione di un bene pubblico come quello. Io quando ero alle ACP, se una povera famiglia senza casa occupava una casa popolare, ero costretto a denunciarlo in procura. Questo sta avvenendo, e c'è una disparità di trattamento rispetto agli altri giovani cittadini.
fai un esame di quelli che sono i beni che abbiamo preferito. Ma preferisce che il posto marcisca piuttosto che venga autogestito, è incredibile. La visione non hai sentito quello che se l'ho detto, un assessore non può legittimare certe cose, deve cercare di dare soluzione al problema. Ma non è l'approccio. Deve cercare di dare soluzione al problema guardando tutta la città. Infatti ho detto guarda tutta la città, non solo ai ragazzi del Pinelli. Ma io vado ovunque. Ci sono decine di associazioni che non hanno senso. Ma io vado ovunque. Che non fanno nulla. Ragazzi non posso. Non posso. Conosceva l'esistenza di quelli e questo è vero. Fino a quando non l'hanno e questo è vero. Non fatto posso. Ma ci sono altri immobili comunali che possono essere utilizzati per le associazioni. Lei ha ragione, ma non è la stessa cosa occupare un alloggio che sottrae a un'altra famiglia e occupare uno stabile. Stava marcendo. Che per colpa delle istituzioni dal punto di vista giuridico, che qualcuno invece sta facendo cultura. Dal punto di vista giuridico siamo in presenza di un reato. Per pazienza, mi abituare. Non posso capire la parte io. Ma ci sono ragazzi che rispettano la legge e non occupano altri Santacco, voi state legittimando, io ho parlato di fatti e l'ho imparato di apologia di reato. Santalco, non posso riaprire la trasmissione. No, io ringrazio. Ma scusa, ma io devo pensare anche agli altri giovani. Non ci sono solo i pitelliani in questa città. Ma perché io non parlo agli altri giovani? Chiarissimo. E trovati delle sedi anche per gli altri giovani. Ma intanto non è che io gli ho dato questa sede qua, l'hanno occupata loro, non è che l'ho occupata io. L'hanno occupata loro e hanno fatto anche bene perché hanno fatto capire che le istituzioni e quindi sono hai legittimato ascolta. L'occupazione no guarda allora no, ascolta dire, no. No, ascolta come ci sono le idee innovative assolutamente sì io non ho niente le istituzioni ragazzi, no, per guardate svolgendo un ruolo non, importante non si ragazzi. Guarda la trave. Però non potete guarda. Fare grazie. Questo, ci sono anche altre città. Grazie. Non si può fare l'apologia dell'evasione fiscale, ma non si può fare Davide, dobbiamo chiudere. Io ringrazio gli amici dell'azienda trasporto. Ma la lingua è con loro e speriamo che il Natale lo passiate meglio. Fare un incontro solo per l'azienda. Solo per l'azienda, lo faremo. Grazie Umano. A Peppuccio Santalco. Grazie. Ecco, commissario Umano. Grazie a Peppuccio Santalco, esponente di Felice per Messina. Speriamo che. Grazie al collega Abbaggio, amico arrivi il Fabio Mazzeo. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Di Naglia. Io faccio una promessa ad Alessandro Di Naglia. Quindi è stato lì buono. Non ci siamo bisticciati. Strano. Per la prima volta. Strano. Ci saranno rimasti male. Verrà probabilmente. Dovremo compensare la prossima. Verrà durante la prossima trasmissione che sarà dedicata tratta a un tema. Ma a lui caro non lo dico per tanti motivi. Grazie al sindaco Renato Accorinti, grazie di essere venuto in trasmissione, di aver mantenuto l'impegno. Grazie all'assessore Cacciola che mi è piaciuto, devo dire, moltissimo, concreto, non lo conoscevo. Grazie a Beni Bonafini della Confesercenti. Da chiedere qualcosa a Picchindolor, subito, immediata. Una piccola promessa al sindaco: sarà possibile ottenere una riduzione tributaria per i commercianti, piccoli imprenditori? Sai benissimo che ci siamo visti già mille volte insieme. Hai visto il clima di come parliamo? Puoi confermarlo qui davanti a tutti o no? Certo. Che c'è un'apertura totale. E allora per ogni argomento e per ogni problema si viene là e si parla insieme. Questo non l'abbiamo negato a nessuno, a nessuna categoria, qualunque tipo di ideale, ideologia che hanno, sindacati o meno. Chi vuole viene, ci siamo al tavolino e si trova la soluzione migliore. Ma si potrà ridurre quella domanda? Ma pensi che per me c'è il gusto che sia, se è una cosa veramente iniqua è chiaro che si deve cambiare, perché tra l'altro devono essere anche loro a stimolare gli altri commercianti, di quelli che non pagano completamente, perché sai benissimo che ci sono. Come no? E allora perché dobbiamo cercare di pagare meno e pagare tutti per bene, bel motto. Grazie a Daniele David, anche a lui una promessa, ha guadagnato il ticket per un'altra trasmissione. Non so se è una punizione, non lo so. O un privilegio venire qua. No, lo dica vedremo. Lei, le dica lei, le piace venire? No, beh, la discussione è stata interessante. Grazie, promossi. Grazie a tutti gli amici che lavorano, vorrebbero lavorare con gli Asiri, la loro trasmissione. Ecco, questa trasmissione serve anche ad aprire, no, delle finestre che magari difficilmente verrebbero aperte. Io ribadisco la promessa, dedicheremo a loro, così come ad altre emergenze simili, guarda, un'intera trasmissione. Sono situazioni di povertà oppure, devo dire, quando le cose vanno troppo male poi la gente trova delle soluzioni alternative. Pensa a quella della birra di Scelle, che messi, diciamo, sulla strada, possono, questa diventa una cosa simbolo e mi sta molto a cuore, perché far partire la birra di Scelle non perché superiore di diritto a qualcuno, però loro già si sono organizzati, hanno fatto una cooperativa, veramente hanno bisogno solo di questa spinta di avere questi capannoni. Hanno messo i loro soldi. Però hanno messo i loro TFR. Soldi, il loro TFR, bravissimi. Perciò far partire una cosa di questo genere apre nell'immaginario a tanti
che la forza di ognuno può forse determinare un futuro diverso. Sulla questione degli asili, a Berlino ho visto molte cose già negli anni 70 che formavano, guardate, c'è un libro a Berlino nel 79 che si chiamava Stadtbuch numero 3, che era terza edizione di cose alternative. Pensavo Mein Kampf. Cioè, allora, quello là lasciavo perdere. No, no, certo, naturalmente. Ma tu negli anni 70 dove sei andato? In quale parte di Berlino eri? Tutte e due, est e ovest, perché avevo amici da tutti e due parti. Sei sempre stato un... sì, sì. Alternativo. E perciò di poter fare qualche cosa e può nascere un asilo diverso mi fa molto piacere. Saliva come sul pilone. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Giussi Catanzariti. Buonanotte, buonanotte a tutti, ci rivediamo venerdì prossimo. E per me, per la figlia dell'Ure, e per me, per la figlia dell'Ure, la taranta per camo e ti pizzica lupo. Take out the poison, take out the war, take